Debutto amaro per il Palocco. Gli arancioblu sono stati sconfitti in casa dalla neopromossa Virtus Ardea. Doppiette per Scerrati da una parte e Vona dall'altra. La Virtus Ardea ha ottenuto la sua prima storica vittoria nel campionato di promozione. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi che si impegnano dal primo giorno di promozione, quindi tanto di ringraziamento ai ragazzi che dal primo giorno, come dico, sono sempre lì sul campo a sudare. Io ai ragazzi cerco sempre di dargli, sì, di dargli delle convinzioni ovviamente. I ragazzi stanno qui per correre. La nostra forza è il gruppo, siamo una squadra che gioca da tanto tempo insieme. Quest'anno abbiamo preso due o tre elementi di categoria che ci possono permettere, ecco, di fare il salto, visto che comunque è la prima esperienza che stiamo in questo campionato e anche noi eravamo inesperti, però a quanto pare l'abbiamo iniziato nel miglior modo possibile e speriamo, ecco, di salvarci il prima possibile. Ecco, dalla terza categoria alla promozione in 5 anni, si può dire che la favola continua? Sì, è una favola che comunque va avanti da 5 anni, speriamo continui. Una nota positiva è Scerrati, doppietta, l'attaccante che avete comprato quest'estate. Beh, si sapeva, sia lui che Cesaro, sono due giocatori di categoria superiore che ci potranno dare una grande mano. Ripeto, noi abbiamo iniziato il 19 agosto, questa è la terza partita ufficiale che facciamo tra amichevoli, quindi siamo ancora una macchina in rodaggio. Però devo dire che i presupposti ci sono, perché devo dire, mi sono divertito il primo tempo, le azioni, c'è stato un bel gioco. Le premesse ci sono tutte, c'è molto da lavorare. Ed è già pronto un nuovo colpo di mercato, vero? Sì, abbiamo oggi, ci ha fatto un piacere enorme, è venuto Michele Figura a vedere la partita. E è un under, è un 2001 che già ha un anno di esperienza in promozione, perciò per noi è un giocatore importante, perché proprio in quel ruolo siamo scoperti. E martedì ritorna ad allenarsi con tanto entusiasmo, abbiamo parlato prima, e perciò abbiamo quel ruolo lì, l'abbiamo coperto con l'arrivo di Michele Figura. Infine, da sottolineare il bel gesto di fair play di Massimiliano Minotti. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, l'esterno del Palocco, anziché calciare in porta da posizione favorevole, si è fermato per sincerarsi delle condizioni di un giocatore della Virtus rimasto a terra. La lealtà, oltre al risultato.